preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Per i meriti della sua madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Preghiamo meditando i misteri della luce e ci facciamo accompagnare da Maria nel viaggio tra questi misteri. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano. Giovanni sta predicando e sta battezzando. A un certo punto vede Gesù, lo riconosce. Forse per il suo temperamento sarebbe stato congeniale esclamare «Ecco il leone di Dio!» E invece lo Spirito Santo gli mette sulle labbra parole completamente diverse e Giovanni obbedisce ed esclama «Ecco l'agnello di Dio!» Se Gesù è l'agnello di Dio, ogni cattiveria che incontriamo la possiamo vincere soltanto con la bontà. Se Gesù è l'agnello di Dio, ogni arroganza che incontriamo la possiamo vincere soltanto con l'umiltà e anche ogni offesa che riceviamo la possiamo vincere soltanto con il perdono. Ecco cosa significa l'agnello di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, armonia di cielo, fa che le corde del nostro cuore vibrino di autentica fede, come quella di Giovanni il Battista, e trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. Amen. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze. Gesù partecipa insieme alla Madonna, insieme agli Apostoli. Perché? Per ricordarci l'importanza della famiglia. La famiglia è un dono di Dio. E la vita di San Giovanni Bosco è inspiegabile senza l'esempio della famiglia, soprattutto della mamma. La vita di Giovanni Paolo II è inspiegabile senza l'esempio della famiglia, soprattutto di suo padre. La vita di Giovanni XXIII è inspiegabile senza la fede che ha respirato in casa. E la vita di Madre Teresa, l'ha detto lei stessa, sarebbe stata impensabile senza l'esempio dei suoi genitori. Oggi dobbiamo dirlo con tanta sofferenza. Molte famiglie non sono più lo specchio di Dio. Lo specchio è rotto, è infranto. E i figli non hanno una segnaletica giusta per affrontare la vita. Ecco perché c'è tanto disorientamento e tanto sbandamento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimedi a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che cammina per le strade della Palestina e annuncia cose stupende, ci consegna le beatitudini che sono la vera segnaletica della felicità. E le beatitudini, con il passare dei secoli, appaiono sempre più giovani, sempre più belle, sempre più vere. Gesù ha detto: beati i poveri in spirito, cioè partendo dai desideri interiori. San Bonaventura diceva di San Francesco: nessuno mai ha tanto amato la ricchezza quanto Francesco ha amato la povertà. Era povero nella radice dei desideri. Beati sono i miti, non gli arroganti. Quando nel 1938 Hitler venne in Italia e venne accolto a Roma, a Firenze, trionfalmente, a Firenze tutta la strada erano addobbate con le bandiere uncinate e Piero Bargellini, giovane, andò dal cardinale della Costa e gli disse: ma che cosa sta succedendo? Il cardinale, che era un uomo di Dio, gli disse: Piero, aspetta, la fine è già annunciata. Dice il Salmo 37, ancora un poco e l'empio scompare, cerchi il suo posto e non lo ritrovi. E così è accaduto. Beati i miti, beati i puri di cuore, non quelli che si muovono nel fango e sporcano anche l'amore, che è quanto di più sacro Dio ci abbia regalato. E questa sporcizia viene chiamata libertà, viene chiamata diritto della persona. Pensate che inganno, che mistificazione. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sperimentatelo e darete ragione a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul Monte Tabor. Gesù fa vedere a Pietro, Giacomo e Giovanni la bellezza, il fascino della sua divinità, una bellezza inimmaginabile. Però fin da qua giù noi possiamo intuire la bellezza di Gesù, la bellezza quindi di Dio. Pensate, Franz Kafka, non cristiano, ha esclamato: Cristo è un abisso di luce. Bisogna chiudere gli occhi per non vedere tutta questa luce. E lo scrittore russo Fyodor Dostoevskij ha aggiunto: tutto il nostro mondo senza Gesù non avrebbe alcun senso e non esiste e non esisterà mai un personaggio paragonabile a lui. E lo scrittore italiano Alfredo Oriani ha esclamato: credenti o non credenti, tutti devono riconoscere il fascino che emana da Gesù. Lo possiamo vedere anche noi, intravedere anche noi attraverso la fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel Cenacolo. Gesù, proprio alla vigilia della sua passione e della sua morte in croce, tira fuori dal cuore due regali preziosissimi. Ci regala il comandamento dell'amore, che è il suo comandamento. Ed è questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. La forza sta in quel come. Potrebbe sembrare impossibile vivere questo comandamento. Chi può amare come Gesù? Ma ecco il secondo dono, la messa, l'Eucaristia. Nella messa, se la viviamo con fede, avviene una vera trasfusione di amore. E si vede nei santi. Madre Teresa diceva sempre, il segreto della mia vita è tutto nell'Eucaristia. E pensate, un giornalista inglese, non cattolico, andò a Calcutta per capire, cogliere il segreto della vita di Madre Teresa e delle sue suore. Alla fine disse: voglio diventare cattolico per ricevere quell'Eucaristia che in quelle suore produce quella carità. Lo dovrebbero dire anche da noi, per noi e da noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è tanto diffuso ancora nel mondo. Gesù, donaci una briciola della Tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che Tu ci ami perché sei buono e non perché noi meritiamo il Tuo amore. Nel Cenacolo tutto parlava di tradimento e Tu, con un gesto di puro amore, donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente Ti tradisce. Gesù, donaci una briciola del Tuo amore e donaci sacerdoti santi capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii Tu il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E Tu, Principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo.
Oggi è giovedì, giornata sacerdotale. Preghiamo per i sacerdoti. Signore Gesù, tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera innumerevole di uomini ai quali hai regalato la tua fiducia per continuare la tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, oh Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono che nasconde il dono del tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla tua Chiesa. Amo. Invochiamo la benedizione del Signore perché arrivi in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni persona che in questo momento è in comunione con noi, sta pregando con noi. Maria, porti la benedizione in ogni casa come una carezza di Dio, come un conforto di Dio. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, vivendo il Suo comandamento, il comandamento della carità. Andiamo in pace. Rendiamo grazie.